il centrodestra rafforza le alleanze in vista del referendum e anche a livello territoriale i governatori di Lombardia, Liguria e Veneto stringono patti sempre più stretti. Dopo l'immigrazione e la riforma costituzionale, il trilaterale Maroni-Toti-Zaia si è riunito nuovamente all'H Farm di Roncade, il tempio dell'innovazione scelto per suggellare un nuovo patto per contrastare i tagli annunciati con la nuova legge di stabilità del governo e lo stravolgimento delle competenze regionali collegato al referendum costituzionale. I tre governatori rilanciano con una propria proposta che, favorendo le regioni virtuose e dando loro l'autonomia che chiedono, mira a rimettere in ordine i conti dello Stato, spendendo meno e meglio e semplificando il sistema. Insieme per la terza volta, per far sentire la voce di tre regioni che pesano. Insieme per la terza volta perché da questa settimana entra nel vivo il dibattito su una legge di stabilità e un piano di finanza pubblica pluriennale che riteniamo francamente inaccettabile, nocivo, fatto male, e quindi volevamo dare il nostro contributo in termini non polemici ma concreti e fattivi per cercare di migliorare una legge di stabilità che di fatto anticipa i contenuti di un referendum che Renzi perderà ma cancella una serie di investimenti delle regioni e la possibilità delle regioni e dei comuni di stare vicino alle fasce più deboli della popolazione con 2 miliardi e 700 milioni di euro di tagli che fin dall'anno scorso abbiamo tutti quanti dichiarato e anche molti governatori del PD insostenibili. Abbiamo fatto una serie di proposte concrete per recuperare le stesse efficienze di spesa ma per avere più possibilità di investire in quelle infrastrutture che servono al paese in sostegno alle fasce più deboli della popolazione, cioè un piano di politica economica basata sulla fiducia e sulla capacità degli enti locali di risparmiare, che hanno dimostrato capacità migliore del governo, e non come Renzi ama fare con un ipercentralismo e tagli lineari che penalizzano tutti. Queste sono tre regioni che non sono speciali. Queste sono tre regioni che sono a modo loro speciali per capacità, bellezza e per cosa hanno saputo produrre in termini di efficienza. Dopodiché le regioni italiane sono tutte belle e sono tutte speciali. Occorrerebbe che ove i governanti e i cittadini lo vogliano si possa amministrare di più e meglio il denaro di queste comunità all'interno dei loro confini. Per questo credo che le regioni virtuose avrebbero diritto ad essere equiparate alle regioni a statuto speciale, che peraltro non vengono abolite in questa riforma che cancella di fatto tutte le regioni e tutti i loro poteri, salvo lasciare chissà perché quelle a statuto speciale integre. Insomma, è un pasticcio di riforma. Noi abbiamo fatto un documento comune sull'immigrazione in cui abbiamo dato proposte serie e concrete che peraltro la Germania sta adottando proprio in questi giorni. Abbiamo fatto una seconda trilaterale per parlare di riforme, perché il fatto di bocciare questa riforma non vuol dire che non servano riforme o non se ne debba fare in futuro, le faremo e le faremo meglio e più rispondenti alle esigenze e anche alla rappresentatività dei cittadini. Oggi parliamo di imposte, tasse, finanza pubblica locale, che è un grandissimo tema di governo. Insomma, questo centrodestra si candida a poter essere un'alternativa credibile a Renzi e a Grillo dal 5, quando gli elettori avranno bocciato Renzi al referendum. Ecco, cosa succederà se vince il no? Cosa succederà? Lo deciderà il presidente Mattarella. Credo che il governo ne debba trarre le conseguenze. Ritengo che si debba fare nel più breve tempo possibile una legge elettorale che rispetti più di questo Italicum la rappresentatività dei cittadini, il cui voto è stato già scippato troppe volte in questo paese, ma che garantisca anche una governabilità, e poi si torna a votare semplicemente come tutte le democrazie del mondo quando gli elettori ti bocciano. Quindi vince il no, bisogna rifare la legge elettorale. Bisogna certamente rifare la legge elettorale. Questa legge elettorale, non fosse altro, non vale per il Senato, quindi va fatta certamente, perché il Senato così come lo conosciamo resterà, almeno fino a quando il centrodestra non lo cancellerà o lo modificherà in modo più serio di quello che ha fatto Renzi. Dopodiché c'è bisogno di una legge elettorale che impedisca meccanismi perversi come quelli del ballottaggio, che rischia di far governare chi ha il 15% dei voti reali di questo paese o forse anche meno. C'è bisogno quindi di conciliare rappresentatività e quindi volontà degli elettori di esprimere il proprio pensiero eleggendo i propri rappresentanti, e capacità di governo, quindi premio di governabilità, vedete voi. Ci sono meccanismi complessi o più semplici, ma tutti buoni allo scopo. Ci sia un accordo largo per una volta in Parlamento, me lo auguro, dopo 2 anni di strappi, di voti notturni e di gomitate, e poi si torni a votare. Quanto ci vuole a fare una legge elettorale? 3 settimane? Un mese e mezzo? Quanto vogliamo starci a ragionare sulla legge elettorale? Poi si voti. Poi c'è la questione della leadership del centrodestra.
Ma la leadership del centro-est è molto semplice la questione. Il centro-estra c'è, esiste, governa delle regioni, 17 milioni di cittadini, abbiamo programmi comuni di governo, valori radicati nella nostra storia e anche proiettati verso il futuro. Troviamo il modo di consultare i nostri militanti, i nostri elettori, i nostri dirigenti di base, i nostri gruppi parlamentari in modo largo, condiviso, tutti d'accordo. Quello che ha più chance di vincere, che avrà più fiducia del nostro popolo, inteso in senso largo, farà il candidato e gli altri daranno una mano, perché c'è posto e gloria per tutti, ma soprattutto ci deve essere un posto al sole per l'Italia e gloria per questo paese che da anni sta in apnea con tre pessimi governi, uno in fila all'altro. Renzi alla Leopolda ha detto che la sua è l'Italia più bella, no? Quella che voterà sì, quella che pensa al futuro, e invece chi vota no pensa al passato. Cosa pensa di quello che ha detto Renzi alla Leopolda? Che Renzi promette un'Italia bella, radiosa da un paio d'anni e non se ne ha visto traccia. Alla fine sembra un po' aspettando Godot. Qua l'Italia bella c'è, ci siamo con i piedi ben piantati dentro questo campus nel cuore del Veneto, governato dal centro-est da molti e molti lustri, e che quell'Italia bella la sta costruendo. Allora, Renzi di cosa sta parlando? Renzi vuole riportare questo paese al centralismo romano, vuole riportare questo paese a un momento in cui le autonomie locali non avevano sostanzialmente nessun peso politico, ma si decideva tutto quanto nelle fumose stanze nei ministeri. Ha promesso straordinarie bellezze, scuole nuove, case sicure, musei bellissimi. Di tutto questo non abbiamo visto assolutamente niente. Direi che lo iato tra le aspettative e i risultati di questo governo ormai è diventato intollerabile financo per gli elettori renziani. Una strana alleanza si profila tra lo smacchiatore di Giaguari e Berlusconi per questo referendum. No, ma non c'è nessuna alleanza, vedi, il problema lo disse Nazareno strano. Ma non c'è nessun Nazareno, lo disse Churchill e vale da sempre della vita. Se Hitler dichiarasse guerra all'inferno, io mi alleerei col demonio. Allora, quando una cosa non funziona come questa riforma, abbiamo il dovere di bocciarle e tutti quanti dal proprio punto di vista. Dopodiché, strade separate. Io non mi sento alleato con i grillini, che pure voteranno no, non mi sento certamente alleato con una sinistra che ha demonizzato il mio leader per 20 anni in modo, financo grottesco. Detto ciò, se votano no a una pessima riforma e impediscono un danno per il mio paese, sono lieto che lo facciano. Poi, ognuno sulla propria barca, costruiremo una proposta di governo ad offrire agli italiani, e noi qua l'abbiamo già fatto. Pensa che l'Appendino starebbe bene su questo palco? No, penso che l'Appendino faccia il sindaco di Torino perché l'hanno scelta i torinesi, ma io non l'avrei votata. Terza volta insieme, ormai ci state prendendo gusto. Sì, sono cose che funzionano. I documenti che facciamo sono documenti seri, pieni di contenuti, non è polemica o propaganda. E tant'è vero che il ministro dell'interno francese tedesco Thomas de Maizière, che conosco perché eravamo assieme quando io ero ministro dell'interno, ha detto sull'immigrazione le stesse cose che abbiamo scritto nel documento, quindi viva de Maizière, e mi piacerebbe che il ministro dell'interno italiano facesse la stessa cosa, leggesse il nostro documento che è pieno di cose di buon senso. Oggi facciamo lo stesso esercizio sul bilancio, l'abbiamo chiamato il bilancio dei virtuosi perché noi siamo regioni virtuose. Come si vede nella slide, noi dal 2015 applichiamo il pareggio di bilancio, che chiunque opera in azienda sa che cosa vuol dire, se no fallisci. Lo Stato forse lo farà nel 2019, quindi lo Stato continua a spendere a deficit mentre noi facciamo tutto quello che dobbiamo fare nella sanità, nelle politiche del lavoro, nelle strade, arrivando a fine anno chiudendo in pareggio. Se lo Stato facesse come noi, non avremmo i problemi che abbiamo adesso con i tagli delle risorse. Ecco, legge di stabilità che avete mostrato proprio in queste slide, in realtà dimostra che la spesa non viene tagliata. Infatti c'è 15 miliardi a deficit e i tagli che ci sono coperti dalle entrate sono coperti da entrate una tantum, il recupero dell'evasione. Quindi è una manovra che non è una manovra di stabilità, è una manovra occasionale che aumenta il deficit, è tutto il contrario di quello che invece le regioni fanno, cioè pareggio di bilancio. E questa è la virtuosità che noi diciamo al governo:
devi tenere conto di questo, non puoi continuare a trattarci a pesci in faccia tagliando i nostri bilanci per finanziare i tuoi deficit. Sono anche le tre regioni che hanno i modelli sanitari più virtuosi e più importanti, più, a cui si guarda come modello europeo. Che cosa succederà con i nuovi tagli? Nella slide Renzi dice nessun taglio alla sanità, 113 miliardi. In realtà, se vai a leggere la relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio nel triennio 17-18-19, si vede che ci sarà una riduzione di ben 6 miliardi di euro rispetto agli accordi fatti negli anni passati. Quindi non è vero che non ci saranno tagli nella sanità. Se il governo applicasse, e la primo punto del nostro documento, i costi standard, andando a vedere come le regioni virtuose spendono i soldi nella sanità, risparmieremmo 30 miliardi di euro. Solo se il governo avesse il coraggio di imporre a tutte le regioni sprecone di fare come fa il Veneto, come fa la Lombardia, come fa la Liguria. Perché non si fa? 30 miliardi di euro da rimettere nella spesa sanitaria risparmiando, farebbero dell'Italia il paese con la sanità migliore al mondo. Perché non si fa? È solo una decisione politica. La risposta è perché Renzi non ha il coraggio. Tante chiacchiere, coraggio zero. Senta, è un tentativo di riportare la sanità a livello nazionale, quindi di anticipare il voto referendario? Sì, questo è quello che vuole fare Renzi, per portarsi i soldi, per portarsi le risorse. Che cosa vorrebbe dire per i nostri cittadini? Un peggioramento della sanità, non c'è il minimo dubbio, perché noi adesso siamo avanti, noi innoviamo, noi abbiamo strutture che competono con le strutture in Europa. Se tutto verrà deciso, se passa la riforma costituzionale così sarà, se tutto verrà deciso da qualche burocrate romano, la nostra sanità peggiorerà, perché la media sarà la media tra le eccellenze del nord e gli sprechi di altre regioni. Quindi i nostri cittadini hanno solo da perderci. Ricordatevi 4 di dicembre. Terzo appuntamento, prove tecniche di macroregione. La macroregione c'è e noi la stiamo già attuando. Ricordo che a gennaio è nata in Slovenia, a Brdo, la macroregione delle Alpi, che è una grande cosa, un grande progetto di cui fanno parte le nostre tre regioni, assieme ad altre regioni italiane, tutta l'Austria, tutta la Svizzera, la Slovenia, la Baviera, il Baden-Württemberg, 48 regioni europee. E il nostro modello, il nostro bilancio virtuoso lo vogliamo portare all'attenzione anche di tutte le regioni europee di cui facciamo parte, assieme alle quali facciamo parte della macroregione delle Alpi, perché abbiamo visto che lì ci ascoltano più che a Roma, no? De Maizière ci ascolta e Roma no, e quindi ci rivolgiamo al livello europeo, perché lì c'è più attenzione rispetto a quello che avviene a Roma. Senta, cosa c'è in questa riforma che non va bene dal punto di vista della rappresentanza delle regioni? Ma c'è solo, io non sono così negativo sulla riforma come i miei colleghi, diciamo che una cosa la salverei, la soppressione del CNEL, punto, tutto il resto non va. Per quanto riguarda le regioni, vengono ridotte le competenze, la clausola di supremazia dice: care regioni, anche nelle materie di vostra competenza io Stato posso decidere e decido io. È inutile avere un governatore eletto, basta un viceprefetto. Quindi non siamo più in grado di controllare la nostra spesa e le cose che facciamo. In più il Senato delle regioni non è un Senato delle regioni, il Bundesrat è un Senato delle regioni, quello tedesco. Qui no, perché i senatori non rappresentano la regione ma rappresentano il proprio partito e quindi non cambia niente rispetto adesso. E in più con questa beffa per cui il Senato nuovo che non elegge, che non dà la fiducia al Premier, il Premier non può mettere la fiducia al Senato e quindi si può andare avanti all'infinito. Questo Senato che esce dalla riforma può davvero bloccare le approvazioni delle leggi, che è esattamente il contrario di quello che Renzi dice. Quindi un grande pasticcio. La stretta di mano ieri tra tutto il centrodestra con Salvini anche, che sentimenti le ha suscitato? Beh, sentimenti positivi, e questo è il centrodestra, bisogna stare uniti per vincere, per essere competitivi. Leader, certo, e Salvini è un leader, ma anche contenuti, e noi
stiamo contribuendo i tre governatori a riempire di contenuti un'alleanza che può vincere, certamente sì, alle prossime elezioni politiche. Abbiamo firmato una proposta che facciamo direttamente al governo Renzi di legge di stabilità, che dice regionalizziamo il debito pubblico, applicate i costi standard sulla sanità, ma non solo. E fate in modo che tutti siano virtuosi, basta gli sprechi, insomma ci sono tutta una serie di punti che si possono tradurre obiettivamente in azioni in legge di stabilità che ci permettono di essere di più padroni a casa nostra. C'è un punto iniziale che dice dare l'autonomia a tutti quelli che la chiedono. Senta, c'è una manovra in corso, un taglio pesante consistente in vista per il settore della sanità che sta preoccupando tutte e tre le regioni. Ah sì, guardi, in figura abbiamo visto sulla slide a Palazzo Chigi che si confermano i 113 miliardi a livello nazionale, che non è una gentile concessione ma non è altro che l'accordo fatto nel patto per la salute. Ma poi si va a vedere che l'incremento di quel patto per la salute che doveva esserci ogni anno poi si traduce in una perdita di 6 miliardi e mezzo. Sapendo comunque che all'interno di 113 miliardi ci saranno i farmaci per l'epatite a carico nostro, ci saranno i farmaci oncologici a carico nostro, ci saranno almeno 600-700 milioni di LEA e quindi ancora di attività che sono a carico della regione. È come dire uno, ti do 50 euro per fare il pieno, devi andare e tornare da Milano. L'anno dopo gli dici, ti do sempre 50 euro, ma vai e torni da Milano, poi vai a Roma e poi vai a Palermo, torni su, magari vai a Ravenna e quindi torni a casa. Lui ti dice, ma non mi bastano i soldi, ma io ti ho confermato i 50 euro. Questo è un modo per svuotare il senso delle regioni prima del voto, del referendum? Guarda, questo è un modo per amministrare male. Se avessero coraggio, lo hanno dimostrato con la riforma e il referendum, se avessero coraggio non ci avrebbero presentato un Senato con 95 senatori, ancora con i senatori a vita, ancora con l'immunità parlamentare, avrebbero chiuso il Senato. La verità è che abbiamo 95 senatori, non li eleggeremo più, ma soprattutto ci sarà la novità, che non è una novità, che tutta la macchina del Senato con uscieri, dipendenti, dirigenti eccetera, resterà quella di prima. Che cosa c'è che non va, proprio che riguarda il capitolo della rappresentanza delle regioni in questa riforma? Guardi, i nuovi senatori che non saranno eletti da noi cittadini ma nominati dai partiti non hanno il vincolo di mandato. I senatori bavaresi nella Bundesrat hanno il vincolo di mandato, cioè quello che si decide in Baviera, a Monaco, deve essere portato in Parlamento nazionale. Quello che si decide in Veneto, uno dice, lo porti nel Senato nazionale visto che rappresenta il territorio. No, nella legge c'è scritto che non c'è il vincolo di mandato, quindi ognuno va lì e fa quello che vuole. Senta, lei è in partenza per Buenos Aires per parlare con gli italiani nel mondo? Sì, parto sabato e sto lì 4 giorni e faccio Argentina e Brasile. Vado a incontrare delle grosse assemblee e incontro sia su Buenos Aires, già domenica faccio i primi incontri, poi lunedì sempre Buenos Aires e riparto martedì 15 mattina vado in Brasile a Porto Alegre e da lì continuo con degli incontri per rientrare giovedì pomeriggio. Cosa dire a loro? Beh, intanto sono veneti, parlerò in Veneto molto probabilmente con molti di loro, ma so che arrivano un po' anche da territori molto distanti, molti italiani all'estero che magari non sono veneti, e mi fa piacere che ci sia tutta questa chiamata di popolo. Parleremo del referendum perché molti ci chiedono, ci scrivono anche di avere informazioni e conoscere la nostra posizione. Sono passati un po' tutti a raccontare le ragioni del sì, io ci andrò a raccontare quelle del no. Ieri la stretta di mano di tutto il centrodestra qui replicata anche a livello territoriale. Ma decisamente sì, nel senso che funziona, è un bel progetto che abbiamo in regione e direi che questa avventura va replicata partendo dai programmi e non dalle poltrone. I profughi, sabato Mattarella dice dobbiamo aprire. Voi oggi avete detto i tedeschi stanno prendendo il nostro documento sui profughi. Sì, ma guardi, se lei parla di profughi siamo tutti d'accordo. Il problema è che spesso si usa come sinonimo dei profughi immigrati e viceversa. Allora, i profughi sono quelli che scappano dalla morte, dalla fame, dalla carestia, eccetera, e bisogna aiutarli, cioè è un fatto doveroso. Il problema è che sono 1 su 3. Gli altri 2 non sono profughi. Quindi i tedeschi dicono si intercettano in mare, si portano in sicurezza nei campi di prima accoglienza in Africa e non in Europa, e da lì, come diciamo noi, si garantiscono i corridoi umanitari ai profughi veri.